Le ondate di calore fanno parte di quelli che comunemente chiamiamo eventi estremi, talvolta connesse al tema del cambiamento climatico. In sostanza, però, il rischio da ondate di calore consiste nella possibilità che si registrino temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, e che questo contesto meteorologico possa causare danni per la salute della popolazione. È possibile adottare misure di prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore, mirando gli interventi in particolare verso i soggetti a rischio più elevato, come anziani, bambini e neonati, malati cronici, non autosufficienti e coloro che svolgono una intensa attività all'aperto. Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. Se ad esempio il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci. Dal momento che non è possibile intervenire per far sì che questo fenomeno si verifichi, è importante conoscere le principali possibilità di prevenzione che si traducono in piccole semplici norme di comportamento, come non uscire nelle ore più calde dalle 12 alle 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere acqua e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa ammalata, fate attenzione che non sia troppo coperta. È importante conoscere e diffondere queste buone pratiche di autoprotezione, come nella campagna Io non rischio. Se pensi di volerti mettere ancora più in gioco, iscriviti ai corsi Pronti all'Azione ed entra anche tu nel fantastico mondo del volontariato di protezione civile. Facciamoci trovare pronti. Pronti all'azione.